Turnaggio del tempo dopo la metà dell'ottobre, ipotesi meteorologica con i cicloni dell'Atlantico. Guarda queste mappe, tendenza per la seconda parte di ottobre, maltempo dopo metà ottobre. Questa è la novità più interessante non appena è emersa dagli ultimi aggiornamenti a medio-lungo termine dopo un lungo periodo con calore e pochissime piogge. Una svolta decisiva potrebbe verificarsi un rilascio atmosferico con una serie di cicloni pronti a investire Europa e Italia. Occhi concentrati in particolare sul settore atlantico, in cui una vasta area di depressione potrebbe riprendere vigore. Chiamata term tecnica depressione dell'Islanda. È, in sostanza, Forge of Perturbations. Il cuore pesante della stagione autunnale. Pronto a pilotare intenso piove prima verso il Regno Unito, la Francia e penisola iberica. Poi anche nel Mediterraneo e quindi anche in Italia. La data di svolta da girare in rosso sul calendario è quella del 15 ottobre. Proprio nel mezzo del mese. Come mostra la mappa qui sotto. Una serie di cicloni potrebbe scendere la latitudine, investendo prima l'Europa centrale e poi anche l'Italia, immergendosi direttamente nel Mar Mediterraneo. Se questo sono state confermate, le forti piogge, anche di una tempesta, con il ritorno della neve in montagna a oltre 2400 metri sul livello del mare, non dovrebbero essere escluse. Va notato che non sarebbe un'anomalia questo periodo dell'anno, è in realtà piuttosto delicato a causa dei forti contrasti che sono creati tra masse d'aria completamente diverse. Soprattutto da quando negli ultimi mesi abbiamo sperimentato temperature anomali con sicuramente del calore stagionale. Cicloni decenti dal fattore determinante del Nord Atlantico e la temperatura ancora troppo alta dei nostri mari, che potrebbe fornire l'energia necessaria per lo sviluppo imponenti celle di tempesta in grado scaricare grandi quantità per l'acqua del terreno entro poche ore le famigerate fulmini. Di questo e le aree a rischio avremo l'opportunità di riavviare nei nostri prossimi aggiornamenti, quando la traiettoria del disturbo sarà sicuramente migliore. Per il momento incorniciamo solo questa insidiosa fase maltempo previsto durante la seconda metà del mese da IL. Generale. General ottobre.